Buonasera, un rapido cenno biografico anche io, anche se molti di voi mi conoscono. Elvio Cipollone, laureato in chimica industriale 110 e lode alla Sapienza, dopo un anno di ricercatore all'Istituto Chimico dell'Università dell'Aquila ho vinto il concorso da ricercatore all'Enea. E lì i primi anni mi sono interessato di attività di ricerche nell'ambito degli aspetti della sicurezza dei reattori nucleari veloci, partecipando a diversi gruppi di lavoro europei nell'ambito dell'accordo europeo per i reattori veloci, prima a Grenoble, poi a Catarache, infine a Karlsruhe, in Inghilterra, eccetera. Dopo l'abbandono del programma nucleare, in seguito al noto referendum italiano, mi sono interessato di energie rinnovabili e uso razionale dell'energia e soprattutto ho dato vita, insieme con qualche altro collega, al centro di ricerca Enea Casaccia, al centro nazionale di ricerca sulla termodinamica, incentrato essenzialmente sulla termodinamica dei sistemi complessi. Un paio d'anni molto fruttiferi, tant'è vero che abbiamo fatto più diverse pubblicazioni in riviste scientifiche di levatura italiana e internazionale. Poi, quando dopo la nascita dell'ANPA, ho maturato la voglia, l'intenzione di impegnarmi sulle attività ambientali e chiedendo di essere trasferito. Qui in allora ANPA sono stato assegnato al Dipartimento AMB dove ho curato il coordinamento della crescita, allora in fase vera di crescita, delle agenzie regionali, in particolare seguendo l'istituzione, la nascita dell'istituzione dei cosiddetti centri focali nazionali e del portare a conclusione i progetti ex SINA e la realizzazione dei sistemi informativi nazionali ambientali nelle varie regioni italiane, ma soprattutto come raccordo nazionale di interfaccia con l'Agenzia Europea per l'Ambiente. Veniamo al tema all'ordine del giorno oggi. Come sapete, sono stato membro del Consiglio Scientifico uscente dalla fine del 2010 fino al novembre dell'anno scorso. Dunque, e quindi ho vissuto sulle mie spalle alcune potenzialità del Consiglio stesso e qualche contraddizione che secondo me converrebbe affrontare e risolverla per meglio consentire a questo organo dell'ISPRA di poter espletare al meglio le sue funzioni. Ne segnalo un paio. Un punto interrogativo secondo me da risolvere, e qui mi collego anche al ringraziamento verso l'amministrazione e la direzione generale che ha dato vita a questa iniziativa di confronto e di dibattito. Uno dei punti punti interrogativi da risolvere è rappresentanza o semplicemente membro eletto dalla comunità interna. Sembra banale, ma non lo è, perché molti di noi continuano a dire, e ho sentito anche gli interventi qui, i primi che mi hanno preceduto, si parla. Soprattutto la collega, la prima, si parla di membro in rappresentanza del personale. Se fosse così, questo comporterebbe diverse conseguenze pratiche, perché se fosse rappresentante, diciamo, avrebbe anche il diritto, tra virgolette, comunque la prerogativa di chiedere la sala, indire riunioni e contatti costanti con il personale tutto, certo. Ciò che finalmente si verifica oggi, non è stato possibile negli anni precedenti perché in realtà il regolamento, poi ripreso dallo statuto, dice un'altra cosa, dice che il Consiglio scientifico è formato dal Presidente, da 5 membri nominati dal Ministro e da un membro eletto dal personale tecnico-scientifico dell'ISPRA, al quale non è attribuito alcun emolumento aggiuntivo. Quindi è un membro eletto e l'amministrazione in questi anni ha interpretato queste parole come
non che il nostro rappresentante, lo chiamo pure io così, anche se tra virgolette, non avesse esplicitamente quella funzione, quindi non poteva avere la prerogativa di mantenere un contatto attraverso strutture oggettive come la sala, che significa la partecipazione, permessi, eccetera. Detto questo, per dire che sono assolutamente contento che oggi si avvia questa pratica e che si possa continuare a praticare, perché il contatto con il personale è fondamentale. Un'altra questione che volevo sollevare è la questione della trasparenza e della pubblicità dei lavori. Affronto prima questi due argomenti, diciamo così, di natura organizzativa e poi passo a quelli di natura contenutistica e programmatica. La trasparenza e la pubblicità dei lavori, secondo me, è un fatto importante. Sono contento che sia stato ripreso e che sia da Barone sia da Ciccarese. Spero che gli altri candidati lo condividano perché è una cosa importantissima. Secondo me la trasparenza dei lavori di un organo dell'istituto deve essere dell'organo stesso, cioè è importante che il consiglio scientifico in quanto tale abbia procedure di trasparenza attraverso la pubblicità, vuoi tramite comunicato al personale, vuoi tramite pagina web, sito ufficiale, ma comunque una forma di pubblicità della riunioni che si indicono, degli ordini del giorno e della verbalizzazione dei lavori. Non tanto perché questo abbia poi di per sé anche un contenuto, e soprattutto risponde a un criterio di ugualmente necessario e utile di trasparenza, ma comporta con sé anche una sorta di impegno, se volete. Un impegno d'onore, ma comunque vincola il Consiglio a essere poi coerente con le cose che emergono nell'ambito del dibattito. Detto questo, i miei punti fondamentali, perché ho deciso di continuare, di proporre al personale, diciamo così, la mia candidatura per eventualmente continuare questo impegno. Perché secondo me ci sono alcuni punti che ritengo, stavo per dire decisivi, ma comunque ugualmente importanti rispetto ai compiti previsti dal regolamento. I compiti previsti dal regolamento sono stati richiamati più volte, sono fondamentalmente due: contribuire a dare, diciamo così, la propria consultazione, le proprie idee, il proprio apporto di analisi e di proposte al Presidente per la redazione del piano triennale delle attività di ricerca e in maniera un po' più puntuale definire i criteri per la valutazione delle attività di ricerca interna. Questi due compiti sono istituzionalmente previsti e devono essere portati a compimento. Mentre, diciamo così, ci sono altri ambiti che, seppure non formalmente previsti, comunque, diciamo così, rientrano nell'ambito delle competenze di un consiglio scientifico, di un istituto di ricerca, e sulle quali penso di poter spendere l'esperienza e le mie idee. Una è questa, secondo me. Anche se è stato avviato dal Consiglio Scientifico uscente, sia pure nella prima esperienza con tutti i limiti che sono stati ricordati, ma comunque è stato avviato un percorso per far emergere tutte le molteplici attività che si svolgono all'interno dell'Istituto, sia per compiti istituzionali, sia per tematiche specificamente ambientali. Attraverso la prima ricognizione delle attività di tutte le unità e attraverso, diciamo così, l'avvio dei forum esterni che dove erano pensati come una serie, devono essere una serie che deve andare a compimento, ma che ha visto solo la realizzazione del primo, quello sulla Marine Strategy. Dicevo quindi, è necessaria l'emersione e il consolidamento delle attività dell'istituto. Per due aspetti, sia interni, perché internamente con seminari interni si ha la possibilità di consolidare le proprie convinzioni e le proprie capacità, raccontando ai colleghi quello che si fa, ma anche facendo
emergere e rafforzare sempre più la consapevolezza di quello che fanno gli altri, le altre unità, e quindi una consapevolezza e un ruolo e un orgoglio di istituto e non di singolo pezzo o di singola unità. E all'esterno, perché attraverso le iniziative esterne, che siano forum, che siano convegni mirati a vedere la partecipazione anche di altri istituti, di altri italiani, ma anche internazionali, diciamo dare un segno del ruolo che l'istituto svolge nel panorama delle iniziative italiane, perché noi ci troviamo a vivere, e qui faccio, diciamo così, una considerazione tra parentesi di carattere nazionale, un momento particolarmente delicato, no? Internamente per le diverse punti interrogativi ancora sospesi che sono stati ricordati prima, qualcuno pure dal direttore generale, tipo la lunga vicenda dello statuto che è approdata adesso, ma adesso si tratta di interpretarlo e quindi di realizzare la struttura coerente interna con tutto quello che ne consegue di funzionalità, se funziona bene, e di problemi che può creare se, diciamo così, se non è affrontato in maniera solida e ben consapevole. Ma anche, diciamo così, esternamente, perché esternamente noi siamo in una fase abbastanza delicata, no? Adesso c'è il cambio di governo, non so se ci sarà il cambio di ministro, non so se, ma ci sono però delle conseguenze che vanno al di là degli aspetti politici, che sono economici e di giustificazione delle motivazioni che tengono in piedi le istituzioni. Allora ci sarà la spending review che arriva, sarà fondamentale che tutto il Paese venga reso consapevole e venga messo a conoscenza di quello che significa il lavoro dell'ISPRA, di quello che significa, dei risultati che dà, di tutti gli argomenti che interseca e per la soluzione dei quali è fondamentale. Penso a tutte le problematiche. Ora non vi voglio tediare con una serie di titoli, ma insomma ci sono tutti i cambiamenti climatici con tutte le conseguenze dei disastri idrogeologici che comporta, ci sono tutti i problemi del rischio industriale con le autorizzazioni e tutti i problemi, c'è l'aspetto ambiente e sviluppo, un'altra cosa importantissima in questa fase in cui l'Italia sembra faticare a ritrovare le ragioni dello sviluppo, l'ambiente può essere, l'innovazione ambientale può essere un volano tremendo. Quindi in questa fase è importante quell'aspetto lì, di far emergere l'importanza delle attività che svolgiamo noi. Questo non solo a livello della comunità scientifica, l'altro aspetto importante, ma anche a livello dell'opinione pubblica, è quello che si potrebbe, alcuni definiscono, cominciano a definire la democrazia scientifica. È importante che la capacità di dialogo e di raccontare i risultati della nostra attività sia rivolta non solo alla comunità scientifica, che ho detto per prima non a caso perché è fondamentale, ma anche all'opinione pubblica, perché la consapevolezza dell'opinione pubblica, dei mezzi di informazione, del ruolo dell'istituto che l'istituto rivolge nel paese è la base affinché adesso vengano confermati e magari aumentati i ruoli e le funzioni da svolgere. Un'ultima considerazione, se ho ancora un minuto, di Un minuto, sì. carattere, diciamo così, più interno alla consultazione. Proprio questo, da questa analisi del fatto che siamo chiamati, tutta la comunità tecnico-scientifica dell'ISPRA è chiamata, al di là dei limiti diciamo così, dell'individuazione della base dell'elettorato attivo e passivo, ma tutta la comunità tecnico-scientifica dell'ISPRA è chiamata ad esprimersi in questo momento di incertezze. Ancora lo ricordavamo, non c'è nemmeno la conferma della nomina del Presidente, interne ed esterne, è chiamata comunque ad esprimersi. Al di là dell'oggetto sul quale si esprime, cioè siamo chiamati ad esprimerci per eleggere un membro del Consiglio scientifico, al di là dell'oggetto, è comunque importante che dalla consultazione, dal fatto che la comunità tecnico-scientifica dell'ISPRA si esprima, venga fuori un significato forte di unità dell'istituto. Io sono contento che già
negli interventi che mi hanno preceduto, in questi spero che mi succederanno, tutti conveniamo su questo. Dobbiamo assolutamente rifuggire da possibili logiche particolari. Ognuno di noi si deve in qualche modo sentire chiamato a dare corpo, importanza, solidità a quello che è l'insieme delle attività dell'Istituto, perché se saremo capaci a fare questo, avremo un futuro. Questo è l'auspicio e questa è la linea di condotta sulla quale propongo la mia candidatura. Grazie. Grazie a Lorenzo Scolloni.